Ciao ragazzi, video tutorial per come montare un acquario. Qui c'ho i 10 consigli utili come montare un acquario. Ragazzi, cosa abbiamo fatto per montare questo bellissimo acquario? Per prima cosa abbiamo lavato con una pezza, con una pelle d'aino, con quello che si usa per in cucina, va, per pulire la cucina, i piatti. Abbiamo pulito tutto il fondale dell'acquario e anche le pareti con acqua ben calda. Poi cosa abbiamo fatto? Poi abbiamo montato i tubi, questi tipi di tubi, montati con l'aeratore, e li abbiamo montati qua. Ora in sovraimpressione vi faccio vedere il momento come li abbiamo montati con le ventose. Poi abbiamo messo i tubi che abbiamo montato con i vari adesivi sotto la sabbia. Gli abbiamo messo le pietre, che sono questi qua, per fare l'aeratore, per fare l'aria all'interno, per far girare l'aria all'interno dell'acquario. E poi cosa abbiamo fatto? Poi abbiamo montato il filtro. In questo caso il nostro filtro è esterno. Voi se l'avete interno lo avete qua o qua, e lo dovete montare. Poi dovete mettere la sabbia. La sabbia va pulita con acqua ben calda. Allora ragazzi, pulitela, più la pulite meglio è, noi l'abbiamo pulita due volte. Voi più la pulite meglio è, con acqua ben calda. Poi mettete tutti i decori, mettete la sabbia che avete pulito, mettete i decori, mettete, che ne so, se avete un fondale, oppure come nel mio caso avete un sarcofago, lo mettete, poi mettete l'acqua e poi mettete questo qua, i cannolicchi. Non mettete il carbone, perché se voi avete visto il video, noi abbiamo messo il carbone. Il carbone è questo nero va messo quando voi cambiate l'acqua, ogni mese, ogni due mesi, quando voi la volete cambiare dovete mettere questo carbone. Non mettetelo mai, infatti ora lo dobbiamo levare. E poi accendere tutto. E poi ragazzi, la cosa più importante è mettere la botticina, che poi ora farò vedere in sovraimpressione, che si chiama l'avviatore. È una piccola sostanza che si mette per far avviare l'acquario e far campare i pesci, va, per non far morire i pesci. Ragazzi, cosa dire, ragazzi, questo è l'acquario di Ninedu. Se vi piace mettete un like, se non vi piace non lo so, datemi consigli nei commenti come sistemarlo e come aggiungere delle cose. Io leggerò i commenti e mi direte se volete aggiunta qualcosa. Poi fate voi ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Questi è stato i 10 consigli utili come sistemare un acquario. Al prossimo video, bello ragazzotti.